Laudetur Jesus Christus. Semper laudetur, Ave Maria. Carissimi telespettatori, ben ritrovati alle nostre dirette. Stasera abbiamo un graditissimo ritorno, abbiamo l'onore e il piacere di avere di nuovo con noi il professor Roberto De Mattei. Grazie professore per aver accettato il nostro invito per essere stasera con noi. Grazie, grazie a voi. Il professor De Mattei non ha bisogno di presentazioni, ma è doveroso e giustissimo farle. È uno storico italiano, è il presidente della Fondazione Lepanto, direttore del mensile della rivista Radici Cristiane e dell'Agenzia di Informazione e Corrispondenza Romana, ed è stato anche vicepresidente del CNR. È autore di pregiatissime opere letterarie, tra cui il celeberrimo e pluritradotto e pluristampato Il Concilio Vaticano II, una storia mai scritta. Ma c'è anche Apologia della Tradizione e San Pio V, un libro su San Pio V, nonché anche il suo recente libro Breve Trattato sulla Divina Provvidenza, che consigliamo davvero di regalare, sarebbe un ottimo regalo per il vostro parroco, per qualcuno a voi caro. Ma ha scritto tante altre opere che vi consigliamo anche di comprare dal sito dell'edizione Fiducia, di cui il professore è anche direttore editoriale. E chi meglio di lui allora può parlarci di quello che esattamente 60 anni fa, in una conferenza per i 400 anni della chiusura, il dottor Plinio Correa de Oliveira, di cui il professore è anche biografo, lo definì il grande concilio, il concilio magno, cioè il concilio ecumenico di Trento. Io sono stata nei posti dove è stato celebrato quel consiglio, perché ecco, Dorotea adesso ce lo racconterà, lei ha vissuto a Trento qualche anno e quindi è stata anche testimone di quei luoghi. Buonasera, grazie professore. Intanto prendiamo qualche minuto in verità per dare a voi modo di collegarvi, a voi che avete messo la campanella, e quindi per essere avvisati di questa diretta. E, sì, sono stata a Trento e ho avuto questa grazia, veramente questa fortuna, 2 anni giusti, forse proprio per riscoprire un po' questa storia che mi ha affascinata, perché ho avuto l'opportunità di andare nella biblioteca e quindi di fare delle bellissime ricerche, piccole nel mio caso, e poi ho avuto la grazia, anche la gioia, di conoscere personalmente il professor Roberto De Mattei. Ci eravamo conosciuti già a Venezia, ma poi anche a Trento, che lei venne anche per un incontro su Fatima pure. Ecco, anche su Trento. È su Trento, perché Trento è è un ricordo? Io non credo che sia un ricordo. Quando uno sta lì che si appassiona a questo, alla storia della Chiesa, si ripercorre non solo mentalmente, non solo attraverso una piccola ricerca. La ricerca aiuta, ma ripercorrendo proprio a piedi. Io ho fatto tutto il percorso della processione che fecero con la cartina in mano, mi sono fatta tutto il giro. È qualche cosa di grandioso. Io non so, se non ci fosse stato Trento, non so come sarebbe andata avanti la Chiesa. Certo, con il se, con il poi, il ma, non si fa la storia, no? Professore, lei insegna bene che ci vogliono le carte, no? Ci vogliono le prove. Ecco, di Trento, anch'io ho potuto dare un piccolo contributo scrivendo quel concilio che neppure il demonio voleva. Perché è stato veramente osteggiato fin dall'inizio, dall'apertura, e poi durante gli anni, perché è durato tanto, ma per il fatto che ci sono stati veramente un sacco di inconvenienti. 5 papi addirittura. E è stato veramente una cosa strana, che penso che nessun altro concilio abbia vissuto una storia così appassionata. Ecco, adesso noi vi chiediamo, a voi che ci state ascoltando, innanzitutto una cosa, scusate ma la devo fare. Ecco, Edizioni Fiducia ha pubblicato questo libro, Saper Soffrire. Ecco, noi ve lo consigliamo di regalarlo anche ai vostri parroci, ma soprattutto a voi stessi. Fatevi questo regalo, perché saper soffrire per un cristiano cattolico, perché bisogna specificare oggi, cattolico, quanto oggi è importante. Ecco, io spero di saperlo pronunciare bene perché sono ignorante. Padre
Frédéric, professore. Rouvier, ecco. E noi ve lo consigliamo. Fatevi questo regalo e regalatelo. Siamo sotto Natale, sapete che facciamo sempre di questo genere di promozioni. Perché? Perché la stampa è importante. E saper dare anche un regalo di questo genere, oggi come oggi, guardate che regalate veramente qualcosa di grande. Ecco, e quindi dalle edizioni Fiducia, essere ammesso già il link, ma lo trovate facilmente in rete. Adesso noi lasciamo la parola al professore, voi ascoltate, poi se qualcuno ha qualche domanda da fare sull'argomento vi preghiamo e il professore risponderà. Va bene? Grazie infinite, non chiacchierate troppo tra di voi. A lei, professore, la parola e grazie. Grazie, ringrazio molto Dorotea Lancellotti e Esther Maria Nelleda per avermi invitato a parlare su questo tema così importante e impegnativo, il tema del Concilio di Trento, che è un concilio molto citato, ma molto poco conosciuto. Ora, possiamo parlare del Concilio di Trento sotto due aspetti, quello teologico, analizzandone i documenti, oppure quello storico, cercando di comprenderne il significato. Essendo io uno storico e non un teologo, è chiaro che tratterò questo aspetto, cioè cercherò di comprendere in un contesto storico la natura, le origini, le conseguenze del Concilio di Trento, in maniera evidentemente molto, molto sintetica. Dunque, il Concilio di Trento, che si è tenuto dal 1546 al 1563, quindi 18 anni, ma 18 anni non consecutivi, con alcune interruzioni, è stato il 19° Concilio della Chiesa, il penultimo concilio dottrinale, perché l'ultimo concilio dottrinale è stato il Concilio Vaticano I del 1870. Il Concilio Vaticano II, che è stato il 21° Concilio della Chiesa, è stato, come sappiamo, un concilio pastorale, non dottrinale, anche se sul piano storico, però, il Vaticano II ha avuto, nella sua diversità dai concili precedenti, però un'importanza non minore. Però del Vaticano II abbiamo molto parlato anche in questa sede e invece effettivamente non altrettanto si è parlato del Concilio di Trento. Però ecco, è molto importante a mio parere chiarire, avere molto bene il quadro, il contesto, perché gli eventi non calano, per così dire, dall'alto. Quindi dobbiamo tenere presente il quadro che offriva la Chiesa e la società europea agli inizi del Cinquecento, il XVI secolo. Era un quadro desolante, perché ci si allontanava dal Medioevo, c'era stato lo spostamento della sede papale per 70 anni da Roma ad Avignone, poi c'era stato il grande scisma di Occidente, altri 40 anni, il papato ne era uscito fortemente indebolito. Al concilio di Costanza erano agli inizi del 400, erano affiorate le nuove idee, le nuove eresie del conciliarismo, le nuove strutture delle chiese nazionali. Ma soprattutto quello che era accaduto tra il 1400 e il 1500, cioè il secolo che precede il Concilio di Trento, fu che la cristianità venne aggredita da una vera e propria rivoluzione culturale che ebbe il suo centro in Italia e che ha come nome l'umanesimo. L'umanesimo, cioè una visione del mondo che mette l'uomo al centro dell'universo, sostituendo al fine soprannaturale dell'uomo la felicità terrena, cioè una felicità terrena fondata sull'amore di sé, si sostituisce alla felicità soprannaturale fondata sull'amore di Dio.
Ora bisogna dire che, a differenza di quello che poi sarà il protestantesimo, l'umanesimo non negava di principio le verità cristiane, però proponeva un ideale edonistico che di fatto, non di principio, ma di fatto negava quello che era il valore redentore del sacrificio della croce. Negava proprio la nozione nella teoria e nei fatti, negava l'idea proprio di sacrificio. Ed era l'inizio di un processo che poi attraverso tappe coerentemente conseguenti, le ha bene descritte il professor Correa de Oliveira nella sua opera Rivoluzione e Controrivoluzione, era un processo che avrebbe condotto alla dissoluzione dei nostri giorni. Però bisogna talvolta si dice che la prima rivoluzione è stata quella protestante, ed è vero, ma la rivoluzione protestante è in qualche modo inseparabile dal clima culturale che l'ha preceduta, che era questo clima dell'umanesimo e del Rinascimento, perché questa mentalità umanistica generò e in questo ci sono molte rassomiglianze con il tempo presente, generò una sorta di abbraccio mortale tra la Chiesa di Roma e il mondo. Se vogliamo, il cuore del Concilio del Vaticano II è stato questo tentativo, questa illusione di venire, la possibilità, cioè che la Chiesa potesse venire a compromesso con il mondo. Ne è uscita non la cristianizzazione del mondo, ma la mondanizzazione della Chiesa. Ma questo era già avvenuto tra il 400 e il 500. Era un'epoca in cui l'umanesimo aveva impregnato la stessa città di Roma, lo Stato Pontificio, e i papi vivevano come principi umanisti. Erano dei mecenati delle arti, erano dei diplomatici, dei condottieri, però c'era lo Stato Pontificio naturalmente, e gli interessi temporali dei papi prevalevano su quelli soprannaturali. Tutti conoscono, almeno per sentito dire, il nome di Alessandro VI, padre Papa Rodrigo Borgia, noto per la sua corruzione morale, a cominciare dalla elezione al papato che avvenne per simonia, aveva dei figli, insomma, sono storie, scandali noti. Morì Alessandro VI nel 1503, cioè all'inizio del nuovo secolo. Ci fu un breve pontificato di Pio III e poi ascese al soglio pontificio con il nome di Giulio II, il cardinale Giulio della Rovere, che è conosciuto invece per essere stato un papa guerriero, e un mecenate delle arti. Basti pensare che sotto il suo pontificato Michelangelo inaugurò gli affreschi della Cappella Sistina e Raffaello iniziò a decorare le stanze vaticane. Però sotto il pontificato di Giulio II avvenne una cancellazione della memoria storica che oggi appare incredibile, perché tra la fine del 400 e l'inizio, ma soprattutto all'inizio del 500, fu demolita la antica basilica costantiniana di San Pietro, cioè quella basilica che aveva 1000 anni di storia, risaliva all'epoca di Costantino, e fu rasa al suolo per fare posto a una nuova basilica, che è quella di San Pietro attuale, progettata da Bramante, una bellissima basilica, la San Pietro attuale, però la basilica, quella antica, era un santuario mondiale, era ricco di tesori, ricco di memorie, però era colpevole agli occhi dei contemporanei di essere stata edificata in quello che veniva considerato un secolo barbaro, cioè gli albori, l'epoca, gli albori del Medioevo. E quindi per costruire la nuova basilica Bramante fece distruggere i sepolcri degli antichi papi, le colonne antiche, ci mancò poco che fosse profanata la stessa tomba di San Pietro. E questo fa riflettere, perché fa vedere come il Cinquecento fu un
secolo in cui allo splendore artistico, che indubbiamente lo caratterizzò, però si unì una grave perdita del senso religioso, del senso morale, che lo fa ricordare come un secolo allo stesso tempo di splendore e di decadenza. Oggi noi potremmo dire che viviamo in un'epoca solo di decadenza e senza splendore, ma l'umanesimo rinascimento non fu un'epoca, l'umanesimo non fu un'epoca di solo splendore, fu anche di profonda decadenza morale. Ciò fu visibile soprattutto con il successore di Giulio II, che nel 1513 prese il nome di Papa Leone X, era il figlio di Lorenzo il Magnifico, Giovanni de' Medici, e si diceva allora che dopo il pontificato di Alessandro VI, che per la dissolutezza della sua vita privata evocava la dea pagana Venere, dopo quello di Giulio II, che evocava invece, era simboleggiato da Marte, il nuovo Papa Leone X era come dire, rappresentato da Minerva, perché questo Papa voleva fare di Roma ciò che suo padre Lorenzo il Magnifico aveva fatto di Firenze, cioè un centro artistico e intellettuale, ma gli dei protettori, più che quelli della Chiesa Cattolica, erano quelli del paganesimo. E se leggiamo le pagine che a questo Papa Leone X dedica nella sua monumentale storia dei papi lo storico tedesco Ludwig von Pastor, che non è uno storico protestante, è uno storico cattolico molto apprezzato da Leone XIII e da San Pio X, e Pastor ci racconta che Leone X, come del resto i suoi predecessori, viveva totalmente immerso nella vita mondana. Basti pensare che dedicava un mese intero, quello di ottobre, ai piaceri della caccia, girovagava per la campagna romana, soprattutto la zona dove oggi c'è la Magliana, con i suoi falchi che prendevano le quaglie, le pernici, cacciava, aveva un castello alla Magliana dove cacciava a cavallo cinghiali, cervi, e noi lo sappiamo perché gli ambasciatori veneziani, che facevano degli accurati resoconti, descrivono queste cacce a cui partecipavano cardinali, letterati, buffoni di corte, insomma centinaia di persone, erano diciamo degli eventi. E poi accanto alla passione della caccia aveva la passione del teatro. Racconto questo perché dobbiamo, a fronte di tante cose scandalose che avvengono oggi nella Chiesa, dobbiamo sempre tenere presente che la storia della Chiesa è fatta di luci e di ombre, e queste ombre non le dobbiamo dimenticare. Gli storici, von Pastor racconta che la domenica di Carnevale del 6 marzo 1519, quindi era già iniziata la rivoluzione protestante, Leone X assistette alla rappresentazione a Castel Sant'Angelo di una commedia molto scollacciata, diciamo, di Ariosto, con oltre 2000 spettatori. Passava sempre il Carnevale lì a Castel Sant'Angelo con maschere, musica, e se la corruzione certamente era stata più grave sotto Alessandro VI, un papa peraltro al quale non si possono imputare errori dottrinali, però secondo Pastor la mondanità di Leone X fu più pericolosa per la Chiesa, e dice Pastor che il pontificato di Leone X, esageratamente elevato al cielo da umanisti e poeti, è stato fatale alla sede romana. Sono parole forti da parte di uno storico cattolico, un pontificato fatale alla sede romana. Cioè, questo cosa significa? Che ci possono essere nella storia dei pontificati disastrosi, perché fatale alla sede romana vuol dire che è stata una catastrofe. Pontificati disastrosi come furono quelli che chiusero il 400 e inaugurarono il 500. Molti avvertivano il problema ovviamente della decadenza della Chiesa. Il Papa Giulio II, prima di morire, aveva convocato un concilio, quello che fu il
quinto concilio lateranense per discutere sulla riforma della vita della Chiesa, che si tenne così in maniera molto, potremmo dire, sbadata tra il 1512 e il 1517, senza aver risolto nessun problema. Era quinto lateranense, ma diciassettesimo della storia della Chiesa. Bene, questo concilio lateranense oggi è un concilio dimenticato, nessuno sa che nel 500 c'è stato questo concilio 30 anni prima di Trento. Scompare di fronte al concilio di Trento. Perché? Perché è stato un concilio pastorale che di fatto non ha preso nessuna decisione importante. Ebbene, in quel 1517 in cui si chiudeva questo concilio lateranense, mentre a Roma, a Castel Sant'Angelo, Leone X banchettava, e dalla Germania affiorava la figura di Martin Lutero, che il 31 ottobre del 1517 affiggeva le sue famose 95 tesi sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg. E si racconta che quando arrivò a Leone X la notizia, Papa scrollò le spalle dicendo: ma si tratta di una bega tra monaci, senza immaginare che questa bega tra monaci poi avrebbe incendiato l'Europa. Non mi soffermo sull'occasione resto tutti, diciamo, la conoscono, di questa rivoluzione protestante, che fu tutto il problema delle indulgenze, però vorrei sottolineare come Lutero era stato preceduto nella sua critica alle indulgenze, e non solo alle indulgenze, ma nella sua critica ai pellegrinaggi, alla devozione ai santi, eccetera, da una figura di quello che può essere definito il campione dell'umanesimo evangelico, cioè il tentativo di conciliare il Vangelo con il mondo, che si chiamava Erasmo da Rotterdam. Era un monaco olandese, Erasmo, che passava, viaggiava tutta l'Europa, celebrava quasi mai la messa, e ai libri liturgici, ai libri spirituali, preferiva i classici latini. Era un filologo, era un umanista. A differenza di Lutero, rimase all'interno della Chiesa, però preparò la rivoluzione di Lutero. Leone X sottovalutò questa rivoluzione, fino a che, dopo aver mandato il cardinale, un cardinale famoso, un grande teologo, il cardinale Caetano perché era di Gaeta, per andare a vedere che cosa succedesse, diciamo, in Germania, per confutare Lutero, si rese conto che la situazione era più grave di quello che sembrava. Condannò nel 1520 Lutero con questa bolla Exsurge Domini, e Lutero a sua volta scomunicò il Papa prima ancora di ricevere la scomunica che poi ricevette dal Papa. E al Papa, fino ai suoi scritti, oppose la Sacra Scrittura, eliminando la tradizione. La Sacra Scrittura, cioè il principio del libero esame. È importante, diciamo, ricordare che l'essenza del protestantesimo non sta tanto sulla dottrina della giustificazione o su altre questioni teologiche, ma sta proprio su questo rifiuto della tradizione, e con la tradizione della Chiesa, che è l'organo di trasmissione della tradizione, cioè il rifiuto della mediazione oggettiva della Chiesa in nome del libero esame. Da lì che scaturisce il relativismo moderno. Leone X morì nel 1522, gli successe un papa olandese, il primo papa buono, potremmo dire, valido, dopo tanti papi indegni. Era un olandese, appunto, si chiamava Adriano VI, era un papa riformatore che fu sordamente avversato dagli umanisti. Il suo pontificato durò solo un anno, chissà, forse lo eliminarono.
Di lui conserviamo un documento molto molto importante, cioè un'istruzione che diede al suo nunzio in Germania per la dieta di Norimberga del 1523, in cui il Papa Adriano VI dice al nunzio: dirai a coloro che erano riuniti in questa assemblea che noi apertamente confessiamo che Dio permette che avvenga questa persecuzione della sua Chiesa, perché era già in Germania cominciata la devastazione protestante, a causa dei peccati degli uomini e in particolare dei preti e prelati. È certo che la mano di Dio non si è accorciata, ma è il peccato a distaccarci da Lui così che Egli non ci esaudisce. E la Sacra Scrittura, dice sempre il Papa, insegna chiaramente che i peccati del popolo hanno la loro origine nei peccati del clero. Questa è una verità molto, molto, molto profonda, ma quello che impressiona è che lo stesso Papa, che fa una sorta di esame di coscienza, di confessione. Purtroppo sarebbe stato un grande Papa riformatore, ma fu molto breve il suo pontificato. Gli successe un altro Papa della famiglia dei Medici, con il nome di Clemente VII, che era però un papa mondano come lo zio Leone X, e sotto il suo pontificato avvenne il terribile sacco di Roma del maggio del 1527. L'imperatore Carlo V diede licenza di saccheggio ai mercenari tedeschi, agli anzichenecchi, e ci fu a Roma uno spettacolo terribile, cioè una licenza illimitata di rubare, di uccidere, che durò per 8 giorni. Quindi si infierì contro le persone ecclesiastiche, vi furono religiose stuprate, preti e monaci uccisi e venduti come schiavi, chiese, palazzi distrutti. E però dopo questo terribile sacco di Roma, la vita cambiò profondamente, cioè si dissolse questo il clima di mondanità, di relativismo morale che caratterizzava la città di Roma, e la città era ridotta in lacrime, in miseria, e da lì, da questo castigo divino, partì un cambiamento di clima, almeno nella città di Roma, ma poi ebbe un po' influenza naturalmente un po' ovunque, che diede a partire da lì a Roma una impronta più austera, più penitente. Fu allora che Clemente VII commissionò a Michelangelo il celebre Giudizio Universale della Cappella Sistina, quasi per fissare, per rendere in un certo senso visibile questo dramma psicologico che aveva offerto il sacco di Roma, no? una vera e propria meditazione sul senso della vita. Dopo Clemente VII, nel 1534, salì al trono pontificio Paolo III, un papa più serio, più austero, e fu lui che aprì il Concilio di Trento. L'anno in cui si aprì il Concilio di Trento fu l'anno in cui morì Martin Lutero, dopo aver lanciato contro il Papa i peggiori oltraggi, e come forse qualcuno di voi saprà, nel 1883 ci fu una suora, Suor Maria Serafina Micheli, che oggi è beata, è stata beatificata, che si trovò a passare per la città in cui era nato Lutero, a Eisleben in Germania, e trovando una chiesa chiusa si mise a pregare sugli scalini di questa chiesa, però le comparve l'angelo custode che le disse: guarda, alzati, perché questo è un tempio protestante, non è una chiesa cattolica. E poi le soggiunse, l'angelo: ti voglio far vedere il luogo dove sta Martin Lutero e la pena che subisce in castigo del suo orgoglio. E lei, la beata Micheli, vide una orribile voragine di fuoco in cui erano tormentate un incalcolabile numero di anime, e nel fondo di questa voragine c'era un uomo, Martin Lutero, che si distingueva dagli altri perché era circondato da demoni che lo costringevano a stare in ginocchio e lo tormentavano.
E la suora pensava, dice, ma se il popolo in festa vedesse questa scena drammatica, non tributerebbe onori, ricordi, commemorazioni, non festeggerebbe per un tale personaggio. Oggi potremmo dire la Chiesa Cattolica non cercherebbe di, diciamo, di beatificare, tra virgolette, o comunque di assolvere Lutero. Lutero, secondo questa visione, era all'inferno soprattutto per il suo primo peccato capitale, la superbia. Morì nel 1846, perché poi gli eresiarchi passano, la Chiesa resta, e il Concilio di Trento si aprì dopo un periodo di, diciamo, di dubbi, di perplessità, dubbi e perplessità perché i papi si ricordavano dell'esperienza infelice soprattutto del Concilio di Costanza, anche di quello di Basilea del 1431. Non è che, insomma, erano andati molto bene questi concili, e era più favorevole al concilio l'imperatore, che in questo momento era Carlo V, anche perché l'imperatore, che all'interno delle sue terre, la Germania, vedeva la divisione tra i cattolici e i luterani, immaginava che su questo un concilio forse poteva essere un terreno di incontro tra cattolici e luterani per arrivare alla pacificazione religiosa dentro l'impero. Finalmente, comunque, dopo molte, appunto, tergiversazioni, Paolo III nel 1542 convocò il concilio a Trento. Si discusse prima dell'apertura del concilio se questo concilio avesse dovuto, se nel concilio avesse dovuto prevalere l'aspetto dottrinale o quello pastorale, cioè dottrinale, cioè il momento della definizione teologica, della condanna degli errori, oppure è il momento pastorale della riforma della disciplina dei costumi ecclesiastici. Però si decise questo, che i due aspetti innanzitutto sono inscindibili, dottrinale e pastorale, però in quel momento era un momento di confusione dottrinale, e quindi era la cosa più importante era quella di definire le verità, di condannare gli errori. E così il Concilio di Trento, il 19° Concilio Ecumenico della Chiesa, fu aperto la terza domenica di Avvento, il 13 dicembre del 1545, e durò fino al 16 dicembre del 1563. Tre papi guidarono il concilio, o in prima persona oppure attraverso i loro legati, cioè i loro rappresentanti, e quindi, se non di persona, approvarono attraverso questi rappresentanti i decreti del Concilio di Trento. Questi papi furono Paolo III, appunto, che lo aprì, Giulio II e poi Pio IV, quindi tre papi, tra Giulio III e Pio IV. Tra Giulio III e Pio IV vi fu un papa molto bistrattato, però molto buono, che era Paolo IV, Gian Pietro Carafa. Molto buono perché era un grande riformatore, era stato con San Gaetano di Thiene, aveva fondato l'ordine dei Teatini, aveva praticamente fondato lui la Inquisizione, aveva combattuto vigorosamente l'eresia, fu papa 4 anni, dal 1555 al 1559, però furono 4 anni in cui il Concilio di Trento non si riunì, si riaprì invece sotto il suo successore Pio IV. Per questo parliamo di tre papi, anche se nei 18 anni i papi sono stati 4. Al concilio parteciparono dei teologi famosi, era nata da poco la Compagnia di Gesù, e Sant'Ignazio era nata nel 1540, siamo nel 1546, e Ignazio mandò i suoi migliori teologi, Diego Lainez e Alfonso Salmeron. Parteciparono i domenicani Melchior Cano, grande teologo, Domenico Soto. Poi ci furono dei santi che
che promossero, incrementarono il Concilio di Trento, San Pietro Canisio, Sant'Ignazio di Loyola, anche senza essere presente, San Carlo Borromeo. San Pietro Canisio, che era un gesuita, intervenne al Concilio e soprattutto fu poi uno dei massimi realizzatori del Concilio di Trento, Pietro Canisio, con il suo catechismo. L'opera del Concilio di Trento fu, possiamo dire oggi, monumentale, perché la fede della Chiesa vi è riaffermata con chiarezza, con nitidezza, senza possibilità di equivoci. Per chi volesse avere, diciamo, un quadro di tutte le definizioni, c'è una celebre opera che viene sempre ristampata della Chiesa, che si chiama il Denzinger, che è un compendio è un libro, diciamo, da avere, insomma, sotto mano, perché è un compendio di tutte le definizioni dogmatiche che sono state fatte dall'inizio della Chiesa fino ai nostri giorni, non solo, soprattutto dogmatiche, ma anche altre meno dogmatiche. E, insomma, è una raccolta della dottrina della Chiesa. E là, come dire, ci sono tutti i decreti e i canoni del Concilio di Trento. Innanzitutto il Concilio ribadisce la necessità delle due fonti della rivelazione, cioè la scrittura e la tradizione, contro i protestanti che eliminavano la tradizione. E dice il Trento che la verità normativa del Vangelo è contenuta nei libri non scritti e nelle tradizioni non scritte, quindi è importante, le tradizioni non scritte, che raccolte dagli stessi apostoli, dalla bocca dello stesso Cristo o dagli stessi apostoli sotto l'ispirazione dello Spirito Santo, sono state trasmesse quasi di mano in mano e sono giunte fino a noi. Ecco, questa è una definizione proprio della tradizione, cioè l'insegnamento di nostro Signore che attraverso gli apostoli sotto l'influsso dello Spirito Santo giunge fino a noi al di là di quelle che sono le sacre scritture. Comunque, per quanto riguarda la sacra scrittura, il Concilio di Trento stabilisce che tutti i libri che la compongono, tutti senza eccezioni, sono stati scritti sotto la dettatura dello Spirito Santo e non contengono errori. E poi viene approvato come testo la celebre Vulgata, come si chiamava, di San Girolamo, che tradusse, diciamo, in latino i libri della sacra scrittura. Quindi, primo, le due fonti della rivelazione, scrittura, tradizione. Poi, sempre tra i primi decreti, nel 1546, il primo anno, viene pubblicato il decreto sul peccato originale, che è molto importante perché fa una distinzione che Lutero non aveva fatto tra il peccato originale, che è quello che ferisce tutti gli uomini, e questo Lutero lo diceva, ma che deve essere distinto dalla concupiscenza, che è una inclinazione al peccato che rimane nell'uomo anche dopo il battesimo, e che si manifesta nelle tentazioni che ognuno di noi subisce, nella inclinazione al peccato, ma che non è in se stessa un peccato. Mentre invece, annullando questa distinzione, tutto viene considerato peccato. D'altra parte, questo decreto sul peccato originale, che afferma diciamo, che tutti gli uomini sono, come dire, feriti dal peccato originale, apre la strada alla definizione dell'Immacolata Concezione, perché afferma però di non voler includere la Madonna tra tutti questi uomini. Nella sessione del gennaio del 1547 fu pubblicato con molta solennità il decreto sulla giustificazione, che fu uno dei più, diciamo, difficili, perché
perché c'era all'interno del Concilio di Trento, diciamo, un'ala più intransigente, rappresentata in quel momento dai gesuiti, dai domenicani, ma anche un'ala invece più possibilista, potremmo definirla il cosiddetto terzo partito, cioè che cercava di trovare un accordo con i protestanti sul punto della giustificazione, che è un punto molto, molto, molto delicato. E il Concilio di Trento condanna la dottrina luterana della giustificazione per solo fede, ribadendo che ci si salva attraverso la fede e le opere. E i luterani, fede senza le opere. E il Concilio colpisce di anatema chi dice che per l'uomo giustificato e costituito in grazia i comandamenti di Dio sono impossibili da osservare. Questa è la tesi di Lutero. Cioè Lutero diceva l'uomo non può non peccare. Quindi l'uomo pecca necessariamente e però viene salvato attraverso la sua fede, l'uomo peccatore. Anzi, arriva a dire pecca fortemente, pecca fortiter, crede forsius, ma credi ancora più fortemente. Questo viene condannato e c'è una bella espressione che sarebbe, direi, da memorizzare, perché veramente condensa, come dire, su questo punto la dottrina cattolica, è questa: Dio non comanda l'impossibile, ma quando comanda ci ammonisce di fare quello che puoi, di chiedere quello che non puoi e ti aiuta perché tu possa. Lo ripeto perché sembra quasi un gioco di parole, ma è straordinariamente profondo. Dio non comanda l'impossibile, Dio non comanda l'impossibile, non lo comanda, diciamo, a nessuno, quindi non saremo mai, non ci troveremo mai di fronte a una situazione in cui dire senza via di uscita. Dio non comanda l'impossibile, però comanda, ci dà delle regole. Talvolta o ci mette di fronte, al di là delle regole, di fronte a delle situazioni molto difficili. Ecco, di fronte a queste situazioni, il Concilio di Trento dice: Dio ci ammonisce di fare quello che puoi, no? Non siamo tenuti all'impossibile, facciamo quello che possiamo, di chiedere quello che non puoi, e ti aiuta perché tu possa. Quindi, con l'aiuto di Dio, puoi fare quello che ti sembra impossibile. Ecco, poi per quanto riguarda i sacramenti, il Concilio di Trento riafferma sotto pena di anatema la fede nei sette sacramenti tradizionali, lo ribadisce, Lutero li aveva ridotti di fatto a due, e poi i protestanti questi due li avevano sfigurati, il battesimo e l'eucaristia, soprattutto l'eucaristia era stata sfigurata, e il Concilio di Trento ribadisce la cosiddetta transustanziazione, cioè la trasformazione reale del pane e del vino nel corpo e del sangue, e nel sangue di nostro Signore Gesù Cristo, e il carattere sacrificale della messa. Dottrina messa che viene definita come il divino sacrificio, in cui è contenuto e immolato in modo incruento lo stesso Cristo che si offerse una volta sola in modo cruento sull'altare della croce. Cioè la messa è il rinnovamento incruento del sacrificio della croce. Un'altra sessione molto importante è dedicata al matrimonio, perché si ribadisce il carattere sacramentale del matrimonio, è un sacramento. Era stato vanificato, ecco, il matrimonio come sacramento dei protestanti. Sacramento che è valido soltanto se contratto dinanzi al parroco competente e a due o tre testimoni. E tra l'altro dice questo nei decreti di Trento, cioè questo è un grave peccato che uomini non sposati abbiano concubine, come avveniva anche allora,
ma è peccato gravissimo e rivela particolare disprezzo contro questo grande sacramento il fatto che anche uomini ammogliati vivano in questo stato di dannazione. Oggi questo discorso lo si potrebbe applicare anche a tutto, insomma, si potrebbe estendere al discorso dei divorziati, risposati, eccetera. E poi ecco, io ho elencato i punti dottrinali più importanti, ma c'è tutto l'aspetto pastorale e disciplinare. A Trento viene definito l'obbligo di residenza nelle diocesi per i vescovi, perché si era allora, fino ad allora accadeva che si era nominati vescovi, poi il vescovo non andava nella sua diocesi, rimaneva magari a Roma o altrove. E vengono istituiti per la prima volta la creazione dei seminari per la formazione del clero. Viene ribadito il mantenimento dell'uso del latino, l'obbligo della messa domenicale, i decreti sul purgatorio, le indulgenze, il culto dei santi, delle reliquie, delle immagini, tutte cose che i protestanti avevano negati. E nel decreto di riforma, quindi la parte della riforma, no, della 24ª sessione del Concilio di Trento, si leggono queste parole che veramente fanno meditare. Infine, lo stesso Santo Sinodo, scosso dai tanti gravissimi mali che travagliano la Chiesa, non può non ricordare che la cosa più necessaria alla Chiesa di Dio è che il Romano Pontefice mostri quella sollecitudine che in forza del suo ufficio deve alla Chiesa universale, specialmente nello scegliere solo dei cardinali eccellenti e nel mettere a capo delle singole chiese pastori ottimi e idonei, e a maggior ragione in quanto il Signore nostro Gesù Cristo gli chiederà conto del sangue di quelle sue pecore che dovessero perire a causa del cattivo governo di pastori negligenti e immemori del loro dovere. Che responsabilità per il Romano Pontefice, cioè il Signore gli chiederà conto di quelle pecore che dovessero perire a causa del cattivo governo di pastori negligenti e immemori del loro dovere da lui nominati. L'ultima sessione del Concilio di Trento si svolse dal 3 al 14 dicembre del 1563. I decreti furono firmati da 225 padri conciliari e con la bolla Benedictus Deus del 26 gennaio 1564 il Papa Pio IV annunciò la sua piena e incondizionata approvazione dei canoni e dei decreti tridentini. E pochi mesi dopo, sempre nel 1564, il Papa promulgò la cosiddetta professione di fede tridentina, che doveva essere il fondamento della riforma, che è un testo molto molto bello e attuale. Il Papa Pio IV morì il 9 dicembre 1565. Gli successe il 7 gennaio del 1566 San Pio V, Michele Ghislieri, che quindi fu eletto 2 anni dopo la chiusura del Concilio di Trento. Però è grazie a lui, cioè a San Pio V, che i decreti conciliari furono applicati in tutta la cristianità. E in questo senso possiamo considerare San Pio V come il Papa tridentino per eccellenza. Nella Basilica di Santa Maria Maggiore, fra le reliquie di San Pio V, si conserva proprio il testo da lui usato dei decreti tridentini, perché l'ideale religioso del Concilio di Trento fu sempre al centro delle preoccupazioni di Pio V per purificare la Chiesa. E c'è uno storico, Iedin, che dice che se il Concilio di Trento è il concilio riformatore per eccellenza nella storia della Chiesa, riformatore per eccellenza, Papa Ghislieri, Pio V, che ne attuò le riforme, può essere considerato il Papa riformatore per eccellenza nella storia. Ecco, Pio V e poi i suoi successori, Gregorio XIII e Sisto V, insieme
anche a grandi santi come Filippo Neri, Pietro Canisio, Carlo Borromeo e altri, infusero vita a questi decreti tridentini, fecero sì che non rimanessero lettera morta, perché questa è la caratteristica di ogni vera riforma, infondere, non cambiare la verità, ma infondere nuova vita a una verità immutabile. Per questo tra i collaboratori di Pio V e tra le figure più legate al Concilio di Trento, una delle più importanti è San Carlo Borromeo. Non a caso San Pio X nel 1910 gli dedicò un'enciclica indicandolo come modello di autentico riformatore della Chiesa, contrapponendolo ai modernisti. Qui diceva San Pio X, lo definiva propugnatore e consigliere indefesso della vera riforma cattolica contro quei novatori recenti, i modernisti, il cui intento non è la reintegrazione, ma piuttosto la deformazione e distruzione della fede e dei costumi. O meglio, i novatori a cui si riferiva San Pio X, parlando di San Carlo Borromeo, erano i novatori dell'epoca, i protestanti, ma chiaramente era diretta ai modernisti. Ecco, rientra nella, diciamo, nelle conseguenze del Concilio di Trento durante il pontificato di San Pio V, quindi potremmo chiamarlo come un prolungamento del Concilio di Trento, rientra primo il Catechismo di Trento, promulgato da San Pio V, che esponeva tutta l'opera dottrinale del Concilio, fondamentale. I due catechismi fondamentali sono il Catechismo di Trento e poi più recentemente quello di San Pio X. La messa, la restaurazione della liturgia, la messa restaurata da San Pio V è stata definita tridentina proprio perché nello spirito del Concilio di Trento non era, in realtà non era che la restaurazione della messa tradizionale che era stata devastata dal protestantesimo, ma è una conseguenza immediata del Concilio di Trento, perché nasce come fondamento dottrinale i canoni del Concilio di Trento sulla messa e sul sacrificio. Quindi catechismo, la messa, poi il breviario romano, sempre promulgato da San Pio V, cioè il libro liturgico che contiene l'ufficio divino della Chiesa, e anche, io aggiungerei, la proclamazione di San Tommaso d'Aquino come dottore della Chiesa da parte sempre di San Pio V. Comunque, questo Concilio di Trento, che ha svolto un'opera così straordinaria, bisogna ancora dire che fu certamente un concilio che nacque come reazione al protestantesimo, ma si inserì e fu espressione di un grande movimento di riforma cattolica, o se vogliamo, come è stata definita, di controriforma, perché in quegli anni, prima, durante e dopo il Concilio di Trento, ci fu una legione di santi che riformò con il proprio esempio la Chiesa e la società intera. Don Guéranger, in un aureo libricino sul senso, dal titolo Il senso cristiano della storia, scrive che San Gaetano di Thiene domina quasi da solo la prima metà del secolo, cioè del Cinquecento, ma non appena scocca l'anno 1550, quindi il Concilio di Trento è aperto da 4 anni, una fioritura meravigliosa sboccia sui rami dell'albero secolare del cristianesimo. E mentre il protestantesimo si arresta finalmente nelle sue conquiste, Dio si compiace di mostrare che la Chiesa romana non ha perduto nulla perché ha conservato il dono della santità. Ebbene, è l'epoca in cui a Roma, in quegli anni, si incontravano santi per strada come Filippo Neri, il fondatore dell'oratorio, Ignazio di Loyola, che fonda la Compagnia di Gesù per combattere il protestantesimo. E sono gli anni in cui un discepolo di Sant'Ignazio, San Francesco Saverio, svolge uno straordinario
apostolato missionario nelle Indie, in Giappone. In Spagna San Giovanni di Dio fonda la congregazione dei Fate Bene Fratelli, e nell'anno in cui muore San Giovanni di Dio, il 1550, nasce in Abruzzo San Camillo dell'Ellis, a sua volta fondatore di un istituto religioso, i Camilliani, in cui ai tre voti ordinari si aggiunge il voto di assistere i malati anche nel tempo della peste. In quegli stessi anni Sant'Antonio Maria Zaccaria fonda i Barnabiti, San Girolamo Emiliani fonda i Somaschi. Ecco, la storia del XVI secolo ci insegna che i veri riformatori sono i santi che non hanno preteso di cambiare la Costituzione della Chiesa, ma si sono sforzati di cambiare se stessi e, attraverso il proprio esempio, di cambiare gli altri. La Chiesa è sempre santa, invece gli uomini di Chiesa non lo sono sempre. Ecco, il riformatore chi è? È colui che opera, perché la Chiesa, che è sempre santa nel suo fondatore Gesù Cristo, che è sempre santa nella sua anima, nella sua essenza, è ontologicamente santa, però lo sia anche in tutte le sue membra, dalla testa, che Papa, i Vescovi, i Cardinali, fino ai piedi, i singoli fedeli. Tutti devono essere santi o tendere alla santità. I falsi riformatori sono invece quelli che sostengono che la causa del male non sta negli uomini di Chiesa, ma sta nella Chiesa in sé, e quindi vogliono cambiare il modo di governo, i sacramenti, l'insegnamento della Chiesa, adattandolo alle opinioni proprie o del mondo. Questi falsi, questi pseudo riformatori dicono che vogliono fare questo per ritornare al messaggio evangelico, e allora rifiutano la tradizione della Chiesa. Si richiamano alla Sacra Scrittura o altre cose, ma in realtà si richiamano alla propria ragione, al proprio sentimento. Ecco, il XVI secolo di cui abbiamo parlato fu investito da una enorme bufera rivoluzionaria, a cui però rispose un grande movimento di santità. Dobbiamo chiederci questo, oggi che ci troviamo di fronte a una tempesta più grave di quella del XVI secolo. C'è un movimento di santità analogo per restaurare la Chiesa? Perché il problema è che se è vero che le élite influenzano le basi, le loro basi, è anche vero che ogni società ha i leader politici, ma in questo caso religiosi, ha i leader che merita e desidera. Il Papa, i cardinali, i vescovi che abbiamo sono l'espressione di una società che ha voltato le spalle al Vangelo per abbracciare il relativismo. Quindi la larga maggioranza dei battezzati, dai semplici fedeli fino alle più alte gerarchie ecclesiastiche, vive in quella condizione di relativismo religioso che padre Lanzetta ha definito di apostasia liquida, cioè l'incapacità di non rendersi conto della gravità della situazione, di non rendersi conto della necessità di intervenire. E questo riguarda tutto il mondo cattolico. E in un momento in cui, come accade nel XVI secolo, venivano lanciati questi appelli a una riforma, a una pseudo riforma della Chiesa, anche oggi sentiamo attorno a noi questi falsi appelli a una riforma strutturale della Chiesa, a una riforma sinodale della Chiesa, a una democratizzazione della Chiesa, no? Abbiamo visto un sinodo della sinodalità, tutto improntato a questa idea di salvare la società attraverso la riforma strutturale della Chiesa. Ma questo è un falso cammino. La nostra risposta non può che essere l'esempio dei santi che hanno unito l'integrità morale della loro vita a una altrettanto integrale fedeltà alla tradizione della Chiesa, che poi non è altro che il messaggio di nostro Signore Gesù Cristo, un messaggio sempre vivo, sempre attuale, carico di tutte le memorie del passato e di tutte le speranze del futuro. E concludo dicendo che solo se riusciremo
a suscitare una legione di santi potremo meritare un concilio come quello di Trento e un papa come San Pio V. Qui mi fermo e vi ringrazio per chi ha avuto, diciamo, la pazienza di seguire la conversazione fino a questo momento. Grazie professore. Io mi permetto di ricordare a quanti ci ascoltano, perché io sono rimasta colpita quando sono stata a Trento, lo dicevo all'inizio, il famoso crocifisso. Cioè, sta lì, bellissimo, stupendo, meraviglioso, il crocifisso famoso che girò la testa, no? Si narra che al termine, praticamente quando il cardinale consegnò, cioè all'inizio fu dato, fu regalato questo crocifisso, che è una cosa meravigliosa, entrando nella grande cosa di Trento, lì il Duomo, sulla destra c'è questa cappella del Santissimo Sacramento e c'è il crocifisso. Bene, fu regalato poi per il concilio proprio e i padri lo vollero sull'altare centrale attorno, e tutti attorno i padri che facevano il concilio. Bene, alla fine quindi furono offerti al crocifisso proprio i decreti che lei ha accennato per chiedere al nostro Signore se andavano bene, e il Signore pare che fece questo miracolo annuendo con la testa, tant'è vero che la voce si sparse di questo miracolo e tutti andarono ad ossequiare, ad adorare il crocifisso. Ecco, questo è un particolare. Se andate a visitarlo, questo crocifisso che è proprio nel Duomo, stupendo, meraviglioso. Ecco, grazie professore, perché qui ecco ci sono un paio di domande, non la tratteremo di più, anche perché è una curiosità, era una cosa che volevamo domandargli anche noi, ma siamo contenti che chi ci ha ascoltato gliel'ha fatta. Marina, che dice: molti vescovi oggi detestano il concilio di Trento, se ne sa dare una risposta storica, caro professore, a parte che l'ha già spiegato, il motivo è stato spiegato. Io ci aggiungo questa domanda, appunto, ma com'è possibile oggi veramente che parte una certa gerarchia, mi riferisco anche al nuovo prefetto del Dicastero della dottrina della fede, che non ha nascosto il fatto che sarebbe meglio eliminare, cioè che il concilio di Trento è una cosa del passato e chiusa. È superata, superata. Ecco, e poi c'è stata una battuta di Papa Francesco e con Fratelli Gesuiti, non ricordo in quel viaggio, in cui ha detto: certi vescovi sono rimasti fermi a Trento, a quel concilio. Ecco. Prego, professore. Beh, ma diciamo, io credo che proprio dalla mia esposizione, in un certo senso costituisce una risposta alla domanda, perché diciamo Trento rappresenta una visione del mondo, rappresenta una visione della Chiesa, è in un certo senso un manifesto, diciamo, dottrinale, perché Trento è la ripro, così come dopo il concilio di Nicea ci fu diciamo il credo di Nicea, ma poi soprattutto quel credo niceno-costantinopolitano, che è quello che poi noi recitiamo, diciamo, alla messa. Trento, diciamo, ha riconfermato e ha ribadito quella che è la dottrina immutabile della Chiesa. E poiché invece oggi si è affermata una mentalità per la quale la Chiesa deve evolversi, deve adattarsi ai tempi, deve quindi voltare le spalle al suo passato e alla sua tradizione, un concilio che ci ricordi quelle che sono le verità immutabili della nostra fede è un concilio scomodo. Quindi il concilio di Trento, come il concilio Vaticano I, fanno parte di quella che viene definita la epoca costantiniana della Chiesa, un'epoca che dura dalla fine delle catacombe, da Costantino fino al Concilio Vaticano II. Il Concilio Vaticano II avrebbe inaugurato una nuova epoca nella storia della Chiesa. E purtroppo oggi molti vescovi, molti sacerdoti, molti laici sono
imbevuti di questa mentalità. E noi però ai loro errori vogliamo contrapporre Trento, il Concilio di Trento, come un vero e proprio manifesto della vera fede cattolica. Ecco, grazie professore. Già questo risponde anche alla seconda domanda di Marina. Piccola, però, come giustamente dice anche Francesco, superato il Concilio di Trento, allora se ritengono superati anche San Tommaso, si preferisce Congar, per esempio, è ovvio, è una conseguenza. Sì, noi sappiamo che il padre Congar, come il padre Chenu, come il padre degli Bach e altri teologi della cosiddetta Nouvelle Théologie, cioè la nuova teologia progressista, dopo essere stati condannati da una enciclica di Pio XII, La Humani Generis, nel 1950, vennero rivalutati, parteciparono come periti, come consulenti teologici al Concilio Vaticano II e influenzarono le dottrine, diciamo, di questo concilio. Certamente ci sono delle pagine terribili di Congar nel suo diario contro quella che contro la cosiddetta scuola teologica romana, contro quindi la dottrina di San Tommaso che veniva insegnata a Roma nelle università pontificie. La dottrina di San Tommaso è quella che porta a Trento e da Trento discende attraverso San Pio V e i suoi successori, discende ai nostri giorni la dottrina di San Tommaso. E anche questa, diciamo, è incompatibile con la nuova teologia progressista. Quindi ci troviamo purtroppo oggi di fronte all'interno di una stessa chiesa, di una medesima chiesa, perché c'è una sola chiesa cattolica, però ci sono ormai religioni diverse. E io direi che non è che ci sono due religioni, cioè la vecchia e la nuova, c'è una religione che è la religione di sempre. La vera, diciamo, religione, e poi c'è una frammentazione di altre religioni, di religioni fai da te, che sono quelle che tanti sacerdoti, tanti vescovi, tanti laici si costruiscono un po' al loro comodo e piacere. Ecco, infatti Marina giustamente dice: da una buona teologia, Concilio di Trento, una santa liturgia; da una pessima teologia, Vaticano II, una liturgia deformata. Esatto, sì, è proprio così, non c'è dubbio. Bene, al momento non ci sono altre domande. Ecco, Dorotea, tu hai qualche domanda? Se no mi sono segnata anch'io qualche domanda da fare al professore. No, fai tu, perché io sono raffreddatissima e chiedo scusa. Ecco, professore, dunque, cerco di unire queste due domande, ecco, perché sono già le 21:11. Le 22:11. Come lei giustamente ha detto, il grande papa che ha realizzato il Concilio di Trento è stato San Pio V. E vi ricordiamo il libro del professore su San Pio V, che il professore ha avuto anche la gentilezza di presentare nel nostro canale. Si potrebbe dire che il grande realizzatore, nella sua piena potenza, del Vaticano II e Papa Francesco, Postilla, nel famoso incontro dell'11 settembre del 76 fra Paolo VI e Lefebvre, Monsignor Lefebvre le disse: Santo Padre, con tutto il rispetto, qui sta andando tutti a rotoli, ecco, questo non si può fare. Paolo VI rispose: io sto facendo né più né meno quello che ha fatto San Pio V col Concilio di Trento, sto applicando un concilio. Prego professore, ecco, questa è la mia domanda, ecco, questi parallelismi, ecco, ci possono essere? Beh, certamente i parallelismi ci possono essere. Non c'è dubbio che se esiste una assoluta coerenza e continuità tra il Concilio di Trento e il Concilio Vaticano I, esiste invece sul piano storico una discontinuità tra il Concilio Vaticano II e i due concili precedenti, perché la caratteristica del Concilio di Trento, del Vaticano I, è stata quella ribadire di fronte a quelli che erano i problemi dell'epoca presente, cioè nel caso del Concilio di Trento, tutti i problemi seguiti all'umanesimo, soprattutto al protestantesimo, e nel caso del Vaticano I, e il Vaticano I, ricordiamoci che si tiene
durante la rivoluzione risorgimentale, nell'epoca dopo la rivoluzione francese, nell'epoca del liberalismo, e quindi nel primo e nell'altro caso c'era la necessità di ribadire le verità della fede cattolica e di condannare gli errori, perché l'uomo, il semplice fedele, ma anche l'uomo, diciamo così, normale, ha bisogno di punti chiari e fermi, ha bisogno di certezze, diciamo, di definizioni, e questa è la principale opera che deve svolgere un concilio. Ecco, questa fu l'opera che purtroppo non svolse il Concilio Vaticano II, che si svolse come un concilio, diciamo, pastorale. E nel momento in cui si pose come fin dalla sua inaugurazione, nel discorso di apertura dell'11 ottobre del 1962, Giovanni XXIII affermò che il compito del Concilio sarebbe stato quello di, diciamo, adattare le verità, il linguaggio, diciamo, religioso a quelli che erano i problemi dell'epoca, diciamo così, presente, cioè invece di definire, cioè sarebbe stato un concilio che non avrebbe né definito né condannato, ha fatto più o meno, cioè ha detto quello che ha che Papa Francesco ha invitato a fare al nuovo prefetto della congregazione, non si chiama più congregazione, di Castello della Dottrina della Fede, Fernandez, in una lettera che gli ha scritto un paio di mesi fa, in cui nominandolo anche poi cardinale, gli raccomandava, dice: mi raccomando, so che lei adesso come nuovo capo di questo dicastero della fede smetterà di fare quello che troppo spesso si è fatto, cioè di definire le verità, di condannare gli errori, per invece porsi in un atteggiamento più dialogico, più nei confronti del mondo moderno. Ma allora il discorso è che una volta affermato questo, chiamiamolo, primato della pastorale, questa necessità di porsi in ascolto del mondo piuttosto che farsi ascoltare dal mondo, a questo punto diventa una strada, se vogliamo, senza ritorno, in cui indubbiamente Papa Francesco rappresenta l'ultimo anello di una catena, cioè rappresenta in un certo senso il realizzatore del Vaticano II, ma chissà, ecco, se il suo successore sarà un realizzatore ancora più radicale, o assisteremo invece a una auspicabile restaurazione della Chiesa, cioè a una inversione di rotta. Io credo che è questo ciò per cui noi dobbiamo pregare, perché poi gli uomini passano, anche i papi, diciamo, passano, la Chiesa resta, però noi non conosciamo i disegni misteriosi della storia e non sappiamo quello che ci attende, e però dobbiamo continuamente pregare perché Dio non lasci il mondo abbandonato, la Chiesa abbandonata a se stessa, come appare in questo momento, ma intervenga Dio con decisione, intervenga lo Spirito Santo, veramente susciti un'opera di restaurazione sia dottrinale che morale. Grazie professore, grazie. Carissimo come sempre. No, ma anche perché c'è da dire, le domande adesso stanno uscendo e ci dispiace, non possiamo trattenerci di più. Ha una domanda, però gliela rimanderemo con l'anno nuovo, professore. È di Raffaele, perché questa interessa anche a noi. Posso chiedere cosa pensa il professore della storia del Concilio di Trento? No, lo dico subito, è una cattiva storia, è stata condannata, diciamo, dalla Chiesa, e infatti è stata poi scritta dal gesuita Sforza Pallavicino, è stato incaricato dal Papa di scrivere, perché questo era un eretico di fatto, questo c'era un sacerdote che viveva a Venezia, in quel momento era stato messo un interdetto contro Venezia, insomma era un,
chiamiamolo un gallicano, diciamo, dell'epoca, quindi non è una buona storia. Ecco, quindi per il resto, Francesco, che parla ancora con Trento, ecco, riascoltate il video perché il professore ha già risposto ad alcune delle vostre domande sul Concilio di Trento e anche la questione prima del Concilio di Trento, com'era ridotta la Chiesa, non era certo una scampagnata, non era un'epoca d'oro, e l'epoca d'oro l'hanno fatta i santi, come appunto accennato il professore, con la fioritura di santi che ci sono stati. Quindi ci tocca santificarci. Vogliamo vedere un buon papa, vogliamo dei buoni pastori. Ragazzi, bisogna santificarci. Io chiederei al professore se può, se ce l'ha sotto mano, di chiudere questo bellissimo incontro con quel bellissimo passaggio che lei ha fatto sul Concilio di Trento, sul fatto dell'impossibilità. Dio non ci chiede l'impossibile. Ah beh, quella cosa che avevo già letto prima. Sì, sì, grazie. Sì. Se magari può concludere così per gli ultimi che si sono collegati, da lasciare questo messaggio di speranza. Ecco. Sì, sì. È questa... lo si trova proprio sul cosiddetto Denzinger, no? Che è questo compendio, dicevo, di verità cattoliche, fa parte del cosiddetto decreto sulla giustificazione del Concilio di Trento. Di fronte ai protestanti, ai luterani, che dicevano, Dio ci pone talvolta di fronte a delle situazioni impossibili o a delle tentazioni insormontabili, delle situazioni in cui siamo quasi obbligati a peccare perché non c'è altra alternativa. E il Concilio di Trento ribadisce in maniera chiara, ma è una frase, mi sembra, di Sant'Agostino, ripresa dal Concilio di Trento: Dio non comanda l'impossibile, ma quando comanda ci ammonisce di fare quello che puoi, di chiedere quello che non puoi, e poi lui ti aiuta perché tu possa. Cioè, cosa significa questo? Significa che tutto è possibile con l'aiuto di Dio. Quindi l'uomo non deve mai dire è impossibile. Certo, è impossibile con le nostre forze, ma con l'aiuto di Dio tutto è possibile, anche essere santi, anche immaginare una restaurazione della Chiesa e della società cristiana. Grazie professore. Grazie per questa bellissima serata, per questa bellissima conferenza. Vi invitiamo tutti voi che avete seguito in diretta e che poi la seguirete in differita di farla conoscere, condividetela, perché davvero questo concilio va riscoperto, non va dimenticato, e poi come ce l'ha raccontato il professore è chiarissimo, davvero. Grazie per questa bellissima serata, professore. Grazie a voi per l'invito e buonasera, un saluto a tutti coloro che hanno ascoltato. Grazie e arrivederci. Laudetur Jesus Christus. Sempre laudetur. Ave Maria.